Bene, a questo punto qua vediamo un attimino. Vedete come sono in una posizione in cui ho un muro, e il problema grosso qual è? Che la maggior parte degli stili di arti marziali non tengono presente la problematica di avere o eventualmente luoghi angusti, stretti, o questo luogo qua potrebbe essere riportato su un contesto diverso, ma similare come idea, tipo un pub, una discoteca, in cui devo stare molto attento a non infilzare su una mia difesa, ok? Se un avversario mi attacca con un bicchiere, una bottiglia, e io mi devo difendere con un bicchiere o con una bottiglia o con un oggetto, dovrò cercare di evitare di fare dei danni alle persone che mi stanno vicino, insomma. Allora ecco che quando vado a effettuare il mio movimento, vedete, la mia posizione deve essere sempre quella di rimanere sempre col controllo. Vedete, non mi devo mai trovare in una situazione in cui io vado a sbattere. Il mio corpo deve essere mosso, ok? Cercando di mantenere un'attenzione molto particolare alla gestualità. Questo per evitare colpi di gomito che mi farebbero perdere la lama, colpi al polso che mi farebbero perdere la lama e allo stesso tempo evitare di dare zone aperte che potrebbero essere quindi dannose nei miei confronti. Ecco che quindi il mio movimento nasce proprio da un concetto in cui mantengo perennemente controllo. Ok? Questo è estremamente importante. Bene.